Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. L'amministrazione comunale di Bitonto è presente sia in campo proprio materialmente che anche dal punto di vista organizzativo con l'assessore Nacci. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi, sì, siamo presenti. Quest'anno abbiamo patrocinato l'evento perché riteniamo sia sostenibile sotto tantissimi punti di vista. Ci sono tre ragazzi che hanno vissuto prima il calvario e poi hanno vissuto il dono che li ha riportati alla vita, e non potevamo che sostenerli donandogli casa loro, perché questa è casa loro, il campo comunale di tutti. E giocare per me è una cosa importante, cioè esserci oggi anche in campo è un motivo di orgoglio e di vanto essere vicino a loro per me. Solitamente la nostra città è sempre molto sensibile a questi argomenti. Assolutamente sì, ma al di là delle fazioni, dei colori politici, noi abbiamo un grande cuore a Bitonto e lo mettiamo in campo, come in questo caso, tantissime volte. Questa era una eccellenza della nostra città, e al di là di quello che loro fanno per sensibilizzare, c'è anche un ottimo motivo, quello di rendere cardioprotetta la nostra città. Un'associazione di Amici del Cuore, insieme ai ragazzi che hanno organizzato l'evento, hanno donato ancora un altro defibrillatore pubblico, quindi per rendere cardioprotetta la nostra città. Quindi il nostro cuore di bitontini è grande sempre e comunque. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, buon 25 aprile. Grazie. Siamo con il dottor Memeo, buongiorno dottore. Buongiorno. Allora, una manifestazione molto particolare quella di oggi, molto importante soprattutto. Sì, una manifestazione molto bella perché in questa magnifica giornata siamo riusciti a mettere insieme tutti gli elementi di quella che è la catena della donazione e della possibilità di ridonare la vita a chi ne ha bisogno. Il concetto di donazione e di trapianto è fondamentale perché è un atto che coinvolge tutta quanta la popolazione. C'è bisogno dei medici, c'è bisogno degli ospedali, c'è bisogno della gente che doni, c'è bisogno della cultura della donazione. Il fatto di sapere che c'è la possibilità, una volta che è sopraggiunta per motivi spiacevoli, la morte del cervello, donare i propri organi per continuare a vivere in altre persone e dare loro la possibilità di continuare ad essere tra di noi. Allora ragazzi, è una manifestazione particolare, una manifestazione importante questa oggi, vero? Assolutamente, è una manifestazione in cui la solidarietà è assolutamente a primo posto. Cosa c'è di più, quale amore più grande? Quale? Di colui che lascia parte di sé ad un'altra persona per dargli la possibilità di continuare a vivere. Credo che sia un gesto meraviglioso, donare parte di se stessi quando purtroppo ormai non si può fare altro per se stessi. Quindi è l'ultimo gesto d'amore nei confronti dell'umanità. Beh, c'era anche una barzelletta proprio su questa, la donazione di organi, quindi uno va dalla ragazza e dice datela. Però quella in vita, lasciando perdere le battute, quello che ha detto Antonella, non serve aggiungere altro. Noi, l'unica cosa che posso aggiungere è che quando ci sono manifestazioni come queste, personaggi più o meno popolari, cerchiamo di dare la nostra popolarità affinché si abbia un riscontro maggiore nell'organizzare una manifestazione. Voi siete molto sensibili comunque a questo tipo di iniziative, perché oggi pomeriggio, se non sbaglio, avete un'altra situazione dove presenzierete. Sì, ma a pagamento, quindi non c'entra niente. Rimorso, diciamo. Sì, sì, solitamente sì, sono tantissimi anni, il Mudù ha una longevità di 18 anni e noi più o meno da 18 anni partecipiamo a manifestazioni calcistiche e non solo, proprio per manifestare la nostra sensibilità a situazioni di solidarietà. Nacque la squadra del Mudù proprio per la solidarietà, questo nacque nel 2002-2003, anzi forse abbiamo fatto tante più cose prima che adesso, per magari altri impegni. Però in effetti sono 16-17 anni, mi ricordo che a Martina Franca la più grossa soddisfazione fu quella che con una sola partita riuscimmo a raccimolare quasi 10.000 euro, di cui 5.000 parte dell'acquisto di un'ambulanza e 5.000 per un bambino di Alberobello, Locorotondo, che è andato poi a fare l'intervento in fuori Italia. E andai proprio personalmente al comune a consegnare, cioè il giorno della consegna, dei due assegni, sia per l'ambulanza che per la famiglia. Piccole soddisfazioni che comunque fanno grande, insomma, il lavoro che fate, non soltanto sullo schermo ma anche, insomma, nella vita. E certo, perché... Adesso faccio una domanda un po' più seria a lui. Allora, tu sei vestito per andare a giocare, perché loro due non giocano? Vabbè, io innanzitutto sono molto più giovane di loro,
ma molto, proprio almeno 20-25 anni più giovane, più o meno. Eh? E poi comunque allora Uccio è un grande giocatore, però era, con lui non ha mai giocato. Era, perché, no, lui dice che era un grande, però ha problemi al ginocchio. No, diciamo la verità con la V maiuscola, verissimo. Quello fa la Tofanin. Gioco bene, non giocavo bene, però mi divertivo a modo mio, cioè non ho mai detto che no, però non posso più stare in campo perché col problema che ho avuto al menisco mi basta fare un tiro dei miei anche sbagliati, la gamba è successo, tac, c'è un piccolo tac sulla gamba. Ecco perché si chiama, bisogna fare la tac, perché si sente proprio la tac, bisogna fare la tac, cioè. E rimango fermo per 3-4 giorni, siccome di spettacolo stasera, domani, allora è meglio non essere, l'importante adesso è esserci. Sì, no. Uccio, ma tra la tac e le hospital qual è la differenza? Una differenza di prezzo, credo. La tac devi calcolare 1000 euro. Capo de cazzo. Scusa, il day hospital. Tre capo de cazzo. Vabbè, come avete capito, non è proprio semplice essere seri anche in determinate situazioni. Vabbè, il bello è loro vengono amati per questo. Addirittura si è scordata le barzellette. L'età. No, dette magari raccontate in un copione. In un copione 5-6 anni fa, poi alla fine passi a fare altre e quelle là vanno nel dimenticatoio. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.